Edgar Allan Poe. Il cuore rivelatore. È vero. Sono e sono sempre stato nervoso. Molto. Spaventosamente nervoso. Ma perché dite pazzo? La malattia ha acuito i miei sensi, ma non li ha distrutti, non li ha soffocati. Particolarmente affinato era in me il senso dell'udito. Udivo tutto. Le cose del cielo e della terra e udivo anche molte cose dell'inferno. Come può dunque uno essere pazzo? Ascoltatemi e osservate con quanta lucidità, con quanta calma io posso narrarvi per filo e per segno tutto ciò che accadde. È impossibile dire come l'idea mi sia entrata per la prima volta nel cervello. Ma non appena l'ebbi concepita, mi ossessionò notte e giorno. Scopo non ne avevo. Odio neppure. Pure. Volevo bene al vecchio. Non mi aveva mai fatto del male. Non mi aveva mai insultato. Non desideravo il suo oro. Credo fosse il suo occhio. Sì. Fu proprio così. Aveva l'occhio di un avvoltoio, un occhio pallido, azzurro, coperto di una pellicola. Ogni volta che esso si posava su di me, il sangue mi si raggelava. E così per gradi. Oh, per gradi molto lenti io decisi di togliere la vita al vecchio e sbarazzarmi così per sempre di quell'occhio. Ora, questo è il punto. Voi mi credete pazzo? Ma i pazzi non capiscono nulla. Mentre avreste dovuto vedere me, avreste dovuto vedere con quanta accortezza procedetti, con quanta cautela, con quanta preveggenza. Con quanta dissimulazione mi misi all'opera. Mai fui così gentile col vecchio come durante la settimana prima che io l'uccidessi. E ogni sera, verso mezzanotte, giravo il paletto della sua porta e aprivo l'uscio. Oh, come piano. E poi, una volta ottenuta un'apertura sufficiente perché la mia testa potesse passarvi, mettevo dentro una lanterna cieca, tutta chiusa. Ben chiusa, in modo che non se ne uscisse, non ne uscisse nessuna luce.
e poi spingevo innanzi il capo. Oh, avreste riso nel vedere con quanta furberia ho insinuato nell'apertura. Lo muovevo lentamente, in modo da non disturbare il sonno del vecchio. E ci voleva un'ora intera per far passare tutta quanta la testa entro la fessura in modo da poterlo vedere mentre giaceva sul letto. Oh, un pazzo avrebbe agito con altrettanta avvedutezza. Poi tutta la mia testa era entrata nella stanza. Scoprivo la lanterna cautamente, oh, quanto cautamente, cautissimamente, poiché i cardini scricchiolavano, la coprivo giusto quel tanto che mi permetteva di far cadere un unico sottile raggio sull'occhio dell'avvoltoio. E questo feci per 7 lunghe notti, esattamente ogni notte a mezzanotte, ma trovavo l'occhio sempre chiuso, così che mi era impossibile compiere la mia opera, poiché non era il vecchio che mi irritava, ma il suo occhio maligno. E ogni mattina, quando il giorno spuntava, entravo baldanzosamente nella stanza e gli parlavo con audacia, chiamandolo per nome in tono cordiale, e gli chiedevo come avesse trascorso la notte. Perciò capite che avrebbe dovuto essere un vecchio molto astuto per sospettare che ogni notte a mezzanotte in punto io lo spiavo mentre egli dormiva. L'ottava sera fui più cauto del solito nell'aprire la porta. Una lucetta da orologio dei minuti si muoveva più rapidamente di quel che si muovesse la mia mano. Mai prima di quella sera avevo sentito con tanta intensità tutta la somma dei miei poteri. Della mia sagacia. Stentavo a trattenere la mia sensazione di trionfo, pensare che io ero lì ad aprire la porta poco a poco, senza che egli neppure lontanamente sospettasse le mie azioni e i miei pensieri segreti. Per poco non mi misi a sogghignare, e forse egli mi intese. Poiché ad un tratto si mosse sul letto quasi svegliato di soprassalto. Ma forse era, crederete che io. Ma forse ora crederete che io mi arrestassi. Non fu così. La sua stanza, fittamente immersa nelle tenebre. Oh, cacchio, lo rifaccio, lo rifaccio.